18.34, buonasera a tutti dal TG2000, nuova edizione del nostro giornale e in primo piano stasera i potenti della terra. Da oggi al Forum Economico Mondiale di Davos in Svizzera, record di presenze, lettera di Papa Francesco per una società inclusiva, giusta e che dia supporto, timore e sicurezza con cecchini tra la neve sui tetti e nessuna manifestazione autorizzata, come ci racconta Federico Plotti. Metri di neve, un manto bianco eccezionale ha accolto oggi i partecipanti al World Economic Forum di Davos. 70 leaders mondiali, migliaia tra banchieri, investitori e grandi imprenditori sono arrivati fin qui in Svizzera, nel Canton Grigioni, per discutere e ascoltare fino a venerdì prossimo di mercati, di globalizzazione e in più in generale delle sorti economiche del nostro pianeta. Creare un futuro condiviso in un mondo frammentato è il tema di questa 48esima edizione, anche se nelle agende economiche, soprattutto dei paesi più importanti e influenti, la parola condivisione associata al destino di questa terra non compare certo così di frequente, anzi. Quest'anno a contendersi la scena saranno in tanti, a partire da Narendra Modi, primo ministro indiano, rappresentante della democrazia più popolosa del mondo e del paese con lo sviluppo più forte, a cui il padrone di casa, il presidente esecutivo del forum Klaus Schwab, ha riservato l'onore di aprire i lavori questa mattina. Attesa anche per Donald Trump, che non sarà accompagnato dalla moglie Melania, per la prima volta a Davos da presidente degli Stati Uniti e non da imprenditore, come nelle scorse edizioni. Per l'Italia ci sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che domani interverrà di fronte alla conferenza plenaria del Vertice. È qui a Davos che ogni anno si intrecciano accordi istituzionali e non tra i più grandi e più ricchi della Terra. Per molti è proprio qui che si decidono a tavolino le linee, i binari su cui si muoverà nel prossimo futuro il treno dell'economia di questo nostro piccolo grande mondo, che vede ancora, come rivelano gli ultimi dati dell'Oxfam, poche migliaia di persone detenere il 99% della ricchezza globale. Tutto ciò contribuisce sempre di più, come sottolinea Papa Francesco in una lettera inviata ai partecipanti al forum, all'aumento di varie forme di povertà, alla nascita di nuove forme di schiavitù e al proliferare di guerre e conflitti. Ma ha senso un incontro tra i pochi che detengono la maggior parte delle ricchezze del mondo, escludendo tutti gli altri? Beatrice Bossi lo ha chiesto all'economista Leonardo Becchetti. Allora, professore, ha ancora senso il vertice di Davos? Ha molto senso, perché dobbiamo convincerli a fare ciò che è meglio per il bene del pianeta e per il bene comune e creare delle regole affinché lo facciano. Quindi è molto importante questo incontro, è l'occasione per far capire che non abbiamo solo bisogno della loro beneficenza o della loro benevolenza, ma bisogno di regole diverse, abbiamo bisogno di regole contro l'elusione fiscale e la ricchezza mondiale, che è enorme, deve essere distribuita. Il rapporto Oxfam ci dice che con una tassa dell'1,5% sui miliardari del mondo, tutti i bambini potrebbero andare a scuola. È possibile un'economia diversa, un'economia alternativa? Assolutamente sì, la cosa più importante, lo stiamo dicendo sempre di più, è invertire la corsa al ribasso sul costo del lavoro, come abbiamo fatto per l'ambiente. Per farlo ci vogliono tre passi fondamentali: i cittadini devono votare col portafoglio, avendo strumenti di informazione sempre migliori, gli stati devono votare col portafoglio, quindi appalti non al massimo ribasso ma che seguano regole e criteri minimi ambientali e sociali, e poi è fondamentale che anche le regole cambino, in particolare l'IVA deve cambiare. Abbiamo bisogno di un'IVA che premi le filiere sostenibili e che penalizzi le filiere dove la dignità del lavoro è molto minore. Questo è fondamentale, è una battaglia contro il dumping socioambientale su cui destra e sinistra, anche nel nostro paese, anche nelle elezioni, possono essere d'accordo. Con la cronaca torniamo a Cassino. Dopo il suicidio dell'uomo 54enne accusato dalla figlia di 14 anni di reiterati abusi sessuali. Per l'avvocato della famiglia, l'uomo prima di uccidersi avrebbe dichiarato al legale di voler dimostrare la sua innocenza. Oggi l'autopsia, domani i funerali. La cronaca di Luigi Ferraiuolo è a seguire un approfondimento sulle responsabilità nella vicenda con Silvio Vitelli. Voleva dimostrare la sua innocenza, l'avevo sentito l'ultima volta pochi giorni fa, mi sembra impossibile che si sia ucciso. Così il suo difensore, l'avvocato Domenico Ritano, spiega lo stato d'animo dell'agente penitenziario che si è suicidato ieri, impiccandosi alle grate dell'isolata chiesa di San Tommaso a Roccasecca, in Ciociaria.
La guardia carceraria era accusata di aver violentato ripetutamente la figlia 14enne, quando rimaneva da solo in casa con lei. La presunta violenza era sconosciuta alla famiglia e alla madre ed era stata scoperta qualche mese fa attraverso un tema in classe, forse affidato di proposito agli studenti dalla professoressa di lettere, che sospettava qualcosa di anomalo nel comportamento della sua alunna. La madre della 14enne, convocata dalla preside e dalla docente di italiano, aveva sporto denuncia. La donna aveva anche raccontato di un episodio analogo, ma non andato in porto, accaduto nel passato remoto alla sua prima figlia, ora 28enne. Proprio per questa situazione di possibile pericolo in famiglia, all'agente era stato ordinato di non avvicinarsi mai ai congiunti a meno di un chilometro ed aveva dovuto indossare il braccialetto elettronico. Se non ci sarà parere contrario dal medico legale, domani pomeriggio ci saranno i funerali della guardia suicida. Al di là della colpevolezza dell'uomo, che non è ancora stata accertata, esiste una responsabilità di quelle istituzioni che sapevano? La scuola, gli inquirenti, la stampa e forse anche la famiglia? Beh, direi che intanto ha subito un cortocircuito questa vicenda, un cortocircuito impressionante che ci impone a tutti di fare un passo indietro. Responsabilità tutte da vedere, ma che riguardano anche il passato e il presente. Se c'è qualcuno che sapeva qualcosa e non aveva il coraggio di parlare, se c'è qualcuno che, avendo saputo qualcosa, lo ha gestito in maniera eccessivamente superficiale, se c'è stato un giudizio drammatico, terribile, anzi un pregiudizio che ha schiantato le persone, ecco, insomma, ci sono forse molte responsabilità complesse, difficili da decifrare. Oltre all'uomo che si è ormai tolto la vita, esiste un altro soggetto fortemente vulnerabile in questo momento, è la figlia, che tra l'altro è ancora minorenne. Dobbiamo considerare molte cose. Una è questa, che quando una ragazza o una bambina decide di denunciare un abuso subito da una persona che conosce, da un familiare, beh, si scatenano dentro molti sensi di colpa, molte ambivalenze, molti dubbi. E una vicenda così dolorosa, così improvvisa, non può che generare ulteriori sensi di colpa. Dunque siamo di fronte ad una situazione di estrema fragilità di una ragazzina. Ed ora la politica. Europa e tasse al centro del dibattito, con tensione all'interno del centrodestra sull'euro e l'allarme dall'Unione sui conti pubblici italiani. Intanto Grillo si stacca dal blog dei 5 Stelle e ne fonda uno tutto suo. Augusto Cantelmi. Il viaggio a Bruxelles di Berlusconi continua a dividere il centrodestra. Il Cavaliere si dice pronto a rispettare la regola del 3% del rapporto deficit-PIL. Salvini invece la pensa in maniera opposta. Il numerino 3, se danneggia il risparmio, il lavoro e le famiglie italiane, è un numerino che per noi non esiste. L'Europa dunque terra di scontro nel centrodestra, che invece si ricompatta sulle politiche fiscali come sull'introduzione dell'aliquota unica, ipotesi invece bocciata dal ministro dell'economia Padoan. Se posso fare una battuta, me la consentite, questa fa parte di quelle proposte che io chiamo bacchette magiche o fatina blu, perché sono miracolose, quindi... Padoan rivela anche i timori dell'Europa per il voto italiano in piena campagna elettorale svolta nei 5 Stelle, con la decisione di Grillo di staccarsi dal blog del Movimento e di fondarne uno tutto suo. E inizia adesso un'avventura straordinaria di liberazione, di mente, di fantasia, di utopie, di sogni, di visioni. Io andrò in cerca di folli, di artisti. Campagna elettorale dunque ricca di sorprese anche per quanto riguarda le regionali. Nel Lazio il centrodestra avrebbe scelto Parisi come candidato dello schieramento, se la vedrebbe con il governatore uscente Zingaretti e la pentastellata Lombardi. Noi testimoni della Shoah lo ricordiamo ai più giovani: amate sempre la vita. Lo ha detto Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, appena nominata senatore a vita dal presidente Mattarella, in una intervista a Lucia Scione, a Bel Tempo si spera, in onda domani mattina alle 8 su TV 2000. Eccone uno straccio. Stiamo morendo tutti i testimoni. Ormai siamo rimasti pochissimi, le dita di una mano. E quando saremo proprio morti tutti completamente... il mare si chiuderà dell'indifferenza e della dimenticanza sopra di noi, come si sta adesso facendo lo stesso lavoro sopra quei corpi che annegano per cercare la libertà.
e nessuno più di tanto se ne occupa. Io devo dire la verità che io ho voluto sempre vivere. Io non sono in vita perché ho voluto vivere, perché tutti volevano vivere. La spinta alla vita è connaturata in noi. Da quando usciamo da quell'utero gridando, fino all'ultimo minuto della vita, uno è in vita. E io a questi ragazzi a cui parlo io regolarmente 4, 5, 20 volte in un anno, io dico sempre: ragazzi, la vita è stupenda, amate la vita e non perdete un minuto di questa vita, che non è solo l'orrore di Auschwitz, per fortuna, perché se no allora non si chiamerebbe vita, infatti quella si chiamava morte. La vita può avere dei risvolti stupendi, e la spinta che c'è dentro ogni essere umano alla vita è grandissima, è come il girasole che si volta verso il sole e lo cerca, cos'è la natura che glielo dice. Andiamo ora in Turchia, un bavaglio all'informazione che si oppone sull'intervento di Ankara contro le milizie curde nel nord della Siria. Le autorità turche hanno fatto arrestare 91 persone sospettate di propaganda terroristica sui social. La cronaca con Massimiliano Cocchi e con Alberto Negri. Cerchiamo di approfondire i retroscena e le implicazioni geopolitiche. L'artiglieria pesante turca dal confine continua a martellare la regione di Afrin e ad aprire la strada ai carri armati e alle truppe di terra. Da 4 giorni in Siria è scoppiata una nuova guerra e l'obiettivo sono i curdi delle unità di difesa del popolo, l'EPG. Alleati degli Stati Uniti nella lotta al sedicente Stato Islamico nel nord della Siria, i curdi, con l'appoggio proprio degli Stati Uniti, avrebbero intenzione di creare una guardia di frontiera, ovvero un corpo armato che controlli il confine tra Siria e Turchia per evitare, come successo nel recente passato, infiltrazioni da parte dei terroristi. Una mossa che la Turchia ha ritenuto inaccettabile perché considera i curdi dei terroristi e perché ritiene che affidargli il controllo della frontiera rafforzi le ambizioni di uno Stato curdo. Per questo Erdogan ha spedito soldati e carri armati oltre confine, dando all'operazione il nome surreale di Ramoscello d'Ulivo e promettendo che i propri soldati, affiancati da gruppi armati del cosiddetto Libero Esercito Siriano, non si fermeranno finché il lavoro non sarà finito. Poche notizie che in queste ore arrivano dal fronte sono impossibili da verificare. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, le vittime in 4 giorni di combattimenti sarebbero 108, di cui 28 civili. Ora bisognerà capire cosa succederà, perché i turchi sono entrati in una zona della Siria che si trova sotto l'influenza della Russia. Lo hanno potuto fare grazie al via libera di Mosca e al silenzio degli americani, ma Erdogan potrebbe decidere di non fermare le proprie truppe ad Afrin e allora la posizione delle potenze mondiali e regionali coinvolte in Siria potrebbe cambiare. La Turchia 4 giorni fa ha dato il via all'operazione militare Ramoscello d'Ulivo, in realtà un nome assai ironico, per dire che Ankara sta colpendo i curdi siriani nel loro territorio. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'operazione militare che ha uno scopo per la Turchia fondamentale, quello di spezzare la continuità territoriale del territorio curdo siriano in modo che non nasca una regione autonoma o addirittura uno Stato curdo. Questa operazione è stata avallata in realtà anche dalla Russia, che in cambio, insieme al regime di Damasco, avrà carta bianca nella regione della provincia di Idlib, dove si annidano ancora migliaia di jihadisti. Il vero problema è per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno usato i curdi siriani nell'assedio di Iraq e adesso cosa faranno? Come un pendolo, dovranno in qualche modo barcamenarsi tra i curdi siriani e la Turchia, storico alleato della NATO, sempre però più distante dall'Alleanza Atlantica. E voltiamo pagina. Le nostre nonne avevano ragione. Gli scienziati lo confermano. Contro le cefalee, i cosiddetti rimedi naturali sono efficaci. Lo spiega uno studio dell'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR sui rimedi vegetali usati dalla medicina popolare a cavallo degli ultimi 2 secoli, come ci racconta Alessandra Camarca.
Dai girasoli al sambuco, dalla melissa all'artemisia, le piante usate già dall'antichità, dalle nonne e dalle mamme, sono efficaci nella cura delle cefalee, lo dice uno studio dell'Istituto di Scienze Neurologiche del CNR in collaborazione con l'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali sui rimedi vegetali usati nella medicina popolare tra il XIX e il XX secolo. Circa l'80% presenta componenti in grado di contrastare i meccanismi alla base del mal di testa. Il 40% di queste piante era usato già da circa 2000 anni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cefalea è tra i disturbi del sistema nervoso più diffusi, con conseguenti gravi problemi di salute e disabilità. I ricercatori si sono interessati all'argomento con uno studio sui rimedi vegetali usati dalla medicina popolare italiana. Alla luce delle attuali conoscenze, sembra infatti che circa il 79% delle piante utilizzate nel passato presenta composti organici ad azione antinfiammatoria analgesica, comunque in grado di contrastare i meccanismi ritenuti alla base delle principali forme di mal di testa. Ad esempio, le sostanze naturali estratte dal girasole, dal sambuco e dall'artemisia agiscono sui pazienti come farmaci antinfiammatori che solitamente si assumono contro le cefalee. Lo studio ha rivelato anche che circa il 42% delle piante utilizzate dalla medicina popolare italiana per la cura del mal di testa era già in uso nel periodo tra il V secolo a.C. e il II d.C., come testimoniano tra gli altri Ippocrate e Plinio il Vecchio. Un significativo bagaglio di sapere a disposizione della scienza farmaceutica per sperimentare nuovi farmaci. Ed ora con Francesco Durante torniamo per un momento al viaggio appena concluso di Papa Francesco con la storia dal Perù di Danielita. Aveva messo un cartello sulla sua carrozzina, il Papa si è fermato e ha scoperto che... Sentite. Sono Danielita, dell'Hogar San Pedro. Ho una paralisi cerebrale, chiedo solo la tua benedizione. Un cartello ai piedi della carrozzina messo lì per far conoscere al Papa la condizione di Danielita, 15 anni, bisognosa di assistenza e di cure continue. Francesco sta rientrando all'Annunziatura di Lima dopo la recita dell'Angelus Domenicale. Nota il cartello e la ragazza, accompagnata da una volontaria della Casa Famiglia San Pedro, Margarita Navarro. Il Papa si avvicina commosso, vuole sapere qualcosa in più su Danielita, sulla sua malattia, sui suoi genitori. La volontaria spiega che la minore è orfana, è stata abbandonata a soli 3 mesi, è una dei 29 pazienti ospiti dell'Hogar. Aggiunge che Danielita non ha ricevuto ancora il sacramento del battesimo. A quel punto, riferisce la donna, il Papa ha chiesto che venisse portata dell'acqua benedetta e l'ha battezzata proprio lì davanti a noi. Le immagini mostrano Francesco mentre si china sulla ragazza ammalata, con molta semplicità la accarezza e la bacia affettuosamente, aspergendola con l'acqua benedetta, procuratagli in breve tempo dal personale del seguito papale. L'Hogar San Pedro, diretto dai missionari dei Santi Apostoli, è situato in un distretto ad est della capitale peruviana. Da più di 30 anni accoglie bambini, adulti, poveri e malati da tutto il paese. E si celebra oggi lo sposalizio di Maria e Giuseppe. Con Nicola Ferrante il significato di questa ricorrenza che mette al centro l'amore sponsale, fondamentale nella storia della salvezza cristiana. Con questo anello io consacro me stesso a te. La Chiesa celebra oggi lo sposalizio della Vergine, ma in realtà il primo nome con cui la ricorrenza è ricordata già dal 1400 è più correttamente come la festa dei Santi Sposi. L'iconografia richiama alla memoria il celebre dipinto di Raffaello, custodito alla Pinacoteca di Brera di Milano, centrale l'attimo in cui il sacerdote accosta le mani dei due promessi, mentre Giuseppe pone l'anello al dito di Maria che gli tende la mano. Il significato è vedere che cosa quest'uomo e questa donna sono stati capaci di vivere a partire non tanto dalle consuetudini del loro tempo. Non era un matrimonio libero come i nostri, dove io scelgo liberamente chi sposare. C'erano interessi di clan e di famiglia molto forti. Tuttavia la tradizione considera quello fra Maria e Giuseppe un vero legame matrimoniale, esperienza perfetta dell'amore di coppia, considerando la celebrazione odierna come la causa della festa poi della Sacra Famiglia, che ne sarebbe dunque l'effetto. Così anche oggi chiunque riparte da Cristo supera le consuetudini del suo tempo e arriva a vivere qualcosa di profondamente vero. E quindi anche per quelle situazioni più difficili, con una stagione dei matrimoni in crisi, di unioni irregolari?
forse proprio soprattutto per loro, il coraggio di ripartire da Cristo e trovare in Cristo delle vie che altrimenti le leggi, le consuetudini, le situazioni, per quanto giuste, non potrebbero mai offrire loro. Ed ora vi portiamo in Egitto per ripercorrere i passi della Sacra Famiglia, un itinerario che sta diventando centrale anche per il turismo religioso. È il TG Post, a cura questa sera di Cristiana Caricato. A seguire, attenti al lupo, il TG 2000 torna alle 20:30 ed ora andiamo in Egitto sulle orme della Sacra Famiglia. Grazie per averci seguito e a più tardi.